Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Quest'estate, cioè l'estate 2018, è un'estate veramente calda per gli operatori telefonici, ma non come tutte le altre estati in cui i vari operatori fanno le offerte estive come minuti, giga, musica gratis, tutte le solite minchiate che danno giusto per incentivare il loro servizio e attirare più utenza nella loro compagnia telefonica. No, quest'anno proprio spuntano nuovi operatori. Dopo l'arrivo di Iliad di circa 2, 3, 4, 5 settimane fa, più o meno, quindi all'inizio dell'estate, adesso è arrivato un nuovo operatore telefonico. Si chiama O, scritto HO. È un altro operatore low cost, quindi che farà da rivale a Iliad. Probabilmente ne arriveranno degli altri, perché visto con la frequenza adesso con cui escono questi nuovi operatori, quindi un operatore che costa veramente poco come Iliad, che diciamo è simile, l'unica differenza che a differenza di Iliad, che avrà delle infrastrutture sue, adesso si appoggia a Wind e a 3, ma avrà poi delle infrastrutture sue con investimenti suoi. In questo caso O non avrà nessun investimento, nessuna infrastruttura sua, nel senso che si appoggerà totalmente a Vodafone e userà tutte le infrastrutture di Vodafone, anche perché sembra che O sia proprio la versione economica di Vodafone, nel senso che sarà un operatore totalmente virtuale. Sembra che Vodafone abbia deciso di fare questo nuovo servizio, quindi un operatore nuovo virtuale, per abbassare i costi e diciamo controbattere a Iliad, per evitare di perdere clienti dal punto di vista Vodafone. Quindi chi magari si sposta da Vodafone a O comunque rimarrà sempre un cliente Vodafone. Come per Iliad si fa tutto online, anche qua il sito è semplicissimo, è molto minimal, quindi in un attimo si può ricevere a casa la nostra tesserina O. Quindi ripeto, avrà una copertura Vodafone e sarà, ve lo sto facendo scorrere il sito giusto per farvi capire com'è semplice anche questo, anche qua avrà minuti illimitati, messaggi illimitati e 30 giga di internet. Quello che non capisco è come mai adesso tutti danno questi giga di internet con un prezzo così basso, quando fino a 4-5 mesi fa ti davano 10 giga e se ne volevi di più dovevi tirare fuori tanti di quei soldi al mese per avere un abbonamento maggiore. Adesso te ne danno tutti 30 così. E poi anche qua la differenza con Iliad è di 1 euro, cioè Iliad è 5,99 euro, qua parliamo di 6,99 euro, quindi 1 euro in più. Però qua si ha un vantaggio all'inizio, nel senso che con Iliad spendiamo circa 16 euro tra attivazione della scheda e spedizione della scheda a casa, quindi diciamo la prima spesa iniziale di Iliad è di circa 16 euro. Qua sì, è sempre di 16 euro, però c'è già incluso anche la prima ricarica, nel senso che noi attiviamo la scheda, ci arriva la scheda, quindi per il primo mese parte ok, e poi abbiamo già su come un credito per il mese dopo, quindi alla fine diciamo che qua è come se avessimo le spese di spedizione gratis, però poi spendiamo 1 euro in più al mese rispetto a Iliad. Però io questa cosa veramente dei giga che adesso piovono come se non ci fosse un domani, e prima te li facevano sudare e dovevi tirare fuori tanti di quei soldi, e poi comunque alla fine di tutto, ma adesso se con 5,99 euro o 6,99 euro ci danno comunque un servizio e si presume valido, ma fino adesso quanti soldi ci hanno fregato? Non capisco tutto questo adesso. Prima sì, sembra un po' quello che è successo con le compagnie assicurative, nel senso che anche le compagnie assicurative, una volta che sono partite le assicurazioni online, tutte hanno fatto la loro assicurazione online derivata dalla compagnia fisica, nel senso che Zuritel per Zurigo Assicurazioni, Genial Lloyd per Generali Assicurazioni, cioè tutti hanno fatto la loro compagnia online, che ha un costo più basso rispetto a quella fisica. Quindi qua sembra che stia succedendo più o meno la stessa cosa. Parliamo un attimo in maniera più precisa di O. Allora, l'offerta è valida fino al 31 luglio, cioè minuti illimitati, messaggi illimitati, 30 giga di internet, sono l'offerta valida fino al 31 luglio. Poi non so come cambierà, come per Iliad, che l'offerta di minuti illimitati, SMS illimitati, 30 giga di internet è valida solo per il primo milione di utenti. Poi anche lì l'offerta cambierà. In teoria cambierà nei giga, da quello che so io, cioè anziché da 30 giga passeranno a 10 giga. Qua in realtà non so l'offerta come cambierà, però per chi lo vuol fare conviene farlo adesso. Un altro vantaggio che ha O
è che forse a Iliad, ma non lo so, non è specificato, qua invece è specificato, quando noi finiamo i 30 giga, e voglio dire, però finire 30 giga nel telefono ti devi impegnare abbastanza, però nel caso uno finisca i 30 giga, lui blocca la connessione internet ovviamente per non avere costi aggiuntivi, così da non avere reclami, quindi è tutto tra virgolette fatto nella trasparenza. Però se vogliamo, anche se non è scaduto il mese, possiamo ricaricare la nostra tessera O, quindi il mese partirà da quel momento in cui abbiamo fatto la nuova ricarica, quindi ripartiamo, abbiamo i nuovi 30 giga, quindi non è che rimaniamo senza giga fino alla fine del periodo del mese, ma facendo una nuova ricarica ripartirà il mese da quel punto, e questo secondo me è una cosa molto interessante, perché comunque se uno finisce 30 giga va a fare la sua ricarica per altri 30 giorni è a posto, e l'offerta diciamo della ricarica riparte da quel punto in cui rifà la nuova ricarica, anche se non è scaduto il mese. Quindi questa secondo me è una cosa molto interessante che ho. E un'altra cosa interessante secondo me che mi piace molto è anche il discorso che, vabbè, anche qua non bisogna dare carte di credito, non bisogna dare IBAN bancari, niente, quindi quando vuole fare la ricarica, si fa la ricarica normalmente come si può fare dal loro sito o dai tabacchini e via dicendo, quindi si va solo a fare la ricarica del mese che vogliamo utilizzare, quindi non abbiamo abbonamenti, non abbiamo costi, non abbiamo niente. Secondo me un'altra cosa interessante che ho, che credo che abbia anche Iliad, però di questo non ne sono sicuro, è, mentre qua è specificato, che non ha, diciamo, se uno vuole andarsene da O, quindi facciamo la tesserina O, poi vogliamo andarcene perché non siamo contenti, non si ha nessuna penale, non ci sono spese da affrontare né niente, uno prende e se ne va. E anche questa secondo me è una cosa interessante, perché comunque fa un mercato veramente libero. L'unica cosa adesso da vedere, perché ovvio si appoggia a Vodafone, che sicuramente ha una copertura maggiore forse rispetto a Wind per Iliad, però bisogna vedere se il servizio che Vodafone mette a disposizione all'interno di questo operatore virtuale è lo stesso che dà nel suo abbonamento, diciamo, come Vodafone. Non so se le prestazioni di internet, cioè del 4G, siano le stesse che dà come Vodafone o no, però anche se sono leggermente più scarse o meno, qua stiamo parlando di 30 giga e a 6,99 euro. Quindi veramente non so, secondo me adesso c'è solo da aspettarsi che arrivi un'offerta da TIM sullo stesso genere, cioè che anche TIM a questo punto faccia un operatore alternativo online, come ormai stanno facendo tutti, perché sono veramente a questo punto, se non si aggiorna anche TIM in questo, sicuramente avrà un tracollo di clienti allucinanti, perché veramente a questo punto i prezzi sono diventati talmente bassi e l'offerta talmente alta dal punto di vista di quello che viene dato, che a questo punto TIM deve svegliarsi anche lei. Quindi ragazzi, la scheda Iliad io l'ho provata, funziona bene, almeno qua da me. Adesso se riesco proverò anche la scheda O, perché mi incuriosisce vedere, anche se nel senso io ho Vodafone come primo operatore, quindi in teoria qua da me dovrei avere già l'idea di come funziona, però giusto per fare un confronto, per vedere se i 4G di O sono gli stessi 4G di Vodafone. Quindi ragazzi, aspettando sicuramente l'arrivo di un altro operatore da parte di TIM, spero che questo video vi sia stato utile, se è così lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!